Delusa dalla nuova sconfitta, la folla si abbandona a violenze e distruzioni. Casarin fa proseguire per non gettare olio sul fuoco. Il seguito all'esterno del campo con cariche e caroselli di camionetti. Prima dell'inizio invece c'era stato un corteo di operai dell'acciaieria di Bagnoli, in rappresentanza delle migliaia di lavoratori dell'impianto, per protestare contro la sospensione dell'attività produttiva dello stabilimento decisa dalla Finsider e per ammonire sui rischi derivanti da una lunga fermata degli altiforni. A questo punto non ci resta che mostrare i 4 gol della partita, trionfalmente vinta dai giallorossi. Eppure era stato il Napoli ad andare in vantaggio dopo 90 secondi. Angolo causato da Virkovod, Diaz sul mucchio, da Citterio a Pellegrini che corregge in rete. Sospinto dalla gran vena di Criscimanni, il Napoli sembra rintuzzare con efficacia la riscossa romanista guidata da Proasca ed anzi si rende spesso pericoloso in contropiede, ma al 33esimo è costretto al pareggio. C'è un fallo di Citterio sul vivacissimo Chierico, punizione calciata 2 volte dall'austriaco che sulla seconda manda al centro. Iorio intuisce un corridoio e devia alle spalle di Castellini. Sul 9° tiro di Proasca dalla bandierina, cross pennellato di Maldera per la testa dell'avanzatissimo Nela e 2-1. Il Napoli sostituisce Celestini con Capone, ma la mossa non serve a niente. Al 33esimo il 3° gol giallorosso, il più bello. Da Valigi a Iorio, poi verso Maldera, fermato bruscamente da Amodio e tocco di Pruzzo per Chierico. Intercettato da Ferrario, pallone sulla base del montante e infine ripreso da Chierico che non perdona. Noi avevamo paura perché mi pare che sono 13 partite che sono riuscite a non vincere, però i ragazzi hanno pensato in un altro modo e hanno fatto una buona partita anche se siamo partiti molto male. Ho visto primo 20 minuti, 30 minuti un ottimo Napoli, però più il tempo passava si spegneva un pochino perché noi giocavamo molto la palla. Se ti piangi per la commozione o per i lacrimogeni? Beh, commissione, sono contento perché vedo i ragazzi molto contenti e un po' sarà la lacrimogena. Senti, che punto è questa Roma, il 60, il 70, l'80%? No, oggi ha giocato una ottima partita che era un po' di tempo che non facevamo e tutta la squadra ha reagito bene nonostante che eravamo in svantaggio.